notturna. Mi fa venire in mente i sepolcri imbiancati, di cui ci parlano i Vangeli e che simboleggiano l'ipocrisia, la falsità, il doppio gioco, l'inganno e la bieca bassezza umana di chi è iniquo. Mi addentro nelle mie riflessioni. Urna mi fa ricordare i sepolcri, foscolo, gli anni passati e le ore trascorse sui pesanti, distanti, affascinanti, incomprensibili, misteriosi, inutili, dimenticati, veritieri e menzogneri, libri di scuola. Ricordi, accompagnati dalla musica in sottofondo, con il profumo della buona cena ancora in pentola, posta sulla stufa a legna per essere trasformata alchemicamente in un nutrimento per il corpo e non solo. Cibo quotidiano, preparato con arte da mia madre, grazie al contributo dei frutti del lavoro nei campi di mio padre che giocava con la vita. Per lui, nonostante e malgrado tutto, la vita era sempre bella. Giocavamo. Assieme interpretavamo la scenetta della pubblicità del Folonari. Che divertimento! Il corpo del mio papà è chiuso nell'urna da tanto tempo. L'urna accoglie le spoglie mortali, ma l'anima è sempre oltre. Mi fa stare bene la certezza, mi dona serenità la fiducia nella fede che rassicura e mi dice che la sua anima riposa nella pace, nella luce, nell'amore e nella gioia del Creatore. Sarà così per tutti noi che giochiamo in questa esperienza terrena e terrestre. È bello giocare felici sul nostro pianeta, Gaia. Così è la vita. Maria Cristina Satta.